Ieri un importante seminario per arbitri presso la sede della Federico II di Svevia, oggi pomeriggio la cerimonia inaugurale e l'inizio delle gare. Ha preso il via al Pala Marchiselli di Barletta la terza edizione del Taekwondo ETF International Challenge, che si concluderà domani sera nella città della disfida. Circa 500 gli iscritti alle competizioni di forma e combattimento. Tra i presenti anche atleti provenienti da Irlanda, Slovenia, Romania e Bosnia-Erzegovina. Abbiamo 40 iscritti in più in confronto al vecchio campionato ed era molto difficile riuscire a essere performanti in questo campionato, in quanto abbiamo appena organizzato 2 mesi fa un campionato europeo a Rimini che ha visto 1200 presenze, quindi riportarle qua in Italia tutti questi stranieri non era facile. Abbiamo 5 nazioni presenti, compresa l'Italia, siamo molto fieri e orgogliosi di questa organizzazione. Il lavoro della FITSport in Italia è cominciato circa 10-12 anni fa. Inizialmente il livello, diciamo, era basso o medio, però in questi 12 anni il Taekwondo in Italia è progredito moltissimo, grazie anche ai fratelli La Notte, che hanno permesso di raggiungere un livello molto alto sia per quanto riguarda gli atleti che gli arbitri, diciamo, annoverando fra le loro file moltissimi nuovi elementi che potrebbero far crescere sicuramente il movimento del Taekwondo in Italia. Tantissimi gli atleti delle società della BAT che hanno ambizioni di podio. L'evento internazionale di Barletta inoltre rappresenta per loro anche un importante banco di prova in vista dei prossimi appuntamenti agonistici che attende la FITSport Italia: l'Open di Romania in programma ad Oradea il 15 e il 16 giugno e soprattutto i campionati mondiali junior, senior e veteran di Taekwondo ETF in calendario dal 25 al 30 agosto a Plovdiv in Bulgaria.